È con una testimonianza toccante che inizia la seduta pubblica dell'Assemblea di Confindustria Chieti Pescara, un'occasione per condividere gli importanti risultati ottenuti in ambito sanitario e sociale grazie al Fondo di Solidarietà Covid, costituito da Confindustria durante l'emergenza pandemica che ha coinvolto diversi imprenditori associati che hanno generosamente partecipato alla raccolta fondi. Il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca. È stata un'occasione per poter fare un'assemblea pubblica e dare modo anche così di poter sentire direttamente dalle istituzioni che hanno usufruito del nostro fondo di solidarietà, un fondo che ricordo è stato reso possibile grazie alla generosità delle tante imprese del nostro territorio di Confindustria Chieti Pescara, e abbiamo sentito quindi in diretta da loro, dai diretti protagonisti, come hanno utilizzato, e devo dire che in alcuni tratti è anche commovente. Definitive Concord è nata da un'idea che noi abbiamo avuto proprio nelle prime fasi della pandemia, perché vedevamo che avevamo difficoltà a entrare in contatto con i nostri pazienti, ad essergli vicino, ad assisterli proprio come avremmo voluto, e così abbiamo ripreso un vecchio progetto che era DAISY, con il quale abbiamo monitorizzato le patologie croniche. Abbiamo visto che questo strumento era in grado di monitorizzare i parametri che occorrono per tenere sotto controllo una persona a casa in isolamento, soprattutto nelle prime fasi, cioè temperatura corporea, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturazione dell'ossigeno. L'abbiamo messo in campo e siamo riusciti ad essere più vicini ai nostri pazienti. È nato grazie a questi fondi. Noi in precedenza avevamo vinto un bando europeo col quale abbiamo costruito la piattaforma, poi siamo riusciti ad andare avanti grazie ai fondi di Confindustria, altrimenti ci saremmo dovuti fermare e non avremmo realizzato questo importante progetto. Oltre a avere, messo in piedi una rianimazione e ingrandito le malattie infettive a Chieti, a Policlinico, noi avevamo assolutamente bisogno di altri spazi, e uno di questi spazi appunto era l'ospedale dismesso praticamente di Attessa, che in pochissimo tempo abbiamo rimesso a nuovo, messo a norma, e questo grazie ai contributi di Confindustria e di tutti gli imprenditori della Val di Sangro che ci hanno aiutato. Appunto abbiamo raccolto 1,5 milioni di fondi, che per noi era tantissimo,